Di stretta misura, ma non per questo meno meritata, la vittoria centrata ieri sera dal Catania nella gara di esordio in Coppa Italia. Al Massimino i rossoazzurri si sono imposti per 2-1 sul Brescia ed il successo che vale la qualificazione al turno successivo di Coppa è maturato durante il recupero. Al 37esimo Maxi Lopez porta in vantaggio il rossoazzurri sfruttando a dovere un invitante suggerimento di Ricchiuti. Nella ripresa al decimo il provvisorio pareggio delle rondinelle lombarde, firmato da Jonatas con un preciso diagonale. Il Catania torna subito a cingere d'assedio il Brescia, che però sembra poter resistere e quindi, via via che trascorrono i minuti, si fa sempre più concreta l'ipotesi dei supplementari. Leali, portiere ospite, evita più volte la capitolazione, ma deve arrendersi al secondo minuto di recupero, quando Gomez, da posizione favorevole, infila in rete il pallone del 2-1. Qualificazione centrata per il Catania e nel quarto turno, quello di ieri era il terzo, i rossoazzurri affronteranno il Novara. A fine gara Montella ha espresso così la propria soddisfazione. Sono contento di come si è espressa la squadra, soprattutto nel primo tempo, per continuità, per anche tatticamente, nel ricercare le giocate in velocità, un po' meno il secondo tempo sotto questo aspetto, anche se c'è da essere super contenti dall'allenatore per la voglia che hanno dimostrato di voler vincere anche nella poca lucidità, anche in maniera scomposta, perché ci eravamo allungati oltre misura, però c'è da vedere il lato positivo in entrambi i casi. Fatica per far fuori il Brescia e passare il turno, ma si sa, in avvio di stagione niente è facile, poi c'è il gran caldo che limita le forze e rende tutto più complicato, ma l'importante alla prima uscita ufficiale era centrare l'obiettivo qualificazione. Montella alla fine era abbastanza contento del rendimento dei ragazzi, in vantaggio con Maxi Lopez nel primo tempo e vicini al raddoppio più volte nel resto della gara, con tre legni colpiti e altre varie opportunità. Peccato per quell'errore di Alvarez costato il pareggio di Jonatas, una distrazione che tuttavia ci può stare in questa fase. Poi però la squadra ha voluto la vittoria fino alla fine, trovando il gol partita solo nel recupero grazie a un pezzo pregiato di Alejandro Gomez quando ormai si profilavano i supplementari. Sono contento di come si è espressa la squadra, soprattutto nel primo tempo, per continuità, per anche tatticamente, nel ricercare le giocate in velocità, un po' meno il secondo tempo sotto questo aspetto, anche se c'è da essere super contenti dall'allenatore per la voglia che hanno dimostrato di voler vincere anche nella poca lucidità, in maniera scomposta, perché ci eravamo allungati oltre misura, però c'è da vedere il lato positivo in entrambi i casi. I migliori ieri, Viaggianti, grande sicurezza e personalità da direttore d'orchestra, Gomez e Ricchiuti, ottimo anche potenza centrale difensivo in coppia con Spolli e poi ovviamente Maxi Lopez, per lui forse era la prima ma anche l'ultima, o no? Ancora non c'è nulla, io devo essere al massimo per questa squadra e per rendere sempre a questa tifoseria che sta sempre dietro di noi. È l'uomo dei gol decisivi all'ultimo minuto, contro la Roma nella penultima di campionato e ieri nel terzo turno di Coppa Italia. Un gol di pregevole fattura importante, quello del Papu Gomez, che salva il Catania dall'incubo supplementare. Un bene per i tifosi soffocati dal caldo e dall'umidità e soprattutto per la squadra di Montella, in affanno dopo il pareggio bresciano e l'uscita di Ciro Capuano per un problema al ginocchio. Tutti abbiamo fatto una bella partita, meglio il primo tempo, ma abbiamo sbagliato tanti gol e dopo il Brescia ha pareggiato e si è posto un po' tosta la partita. Grazie alla rete di Gomez il Catania batte il Brescia 2-1 e supera il terzo turno di Coppa Italia. Nel quarto affronterà il Novara di Morimoto. Nonostante la vittoria, però, una settimana dall'inizio del campionato i rossoazzurri sembrano ancora un cantiere aperto. La difesa soffre, anche contro il Brescia non sono mancate le distrazioni, come in occasione del pareggio delle rondinelle messo a segno da Jonathan. Non mi vorrei riferire all'errore individuale, quello ci può stare, a livello tecnico ci può stare, però sicuramente come concentrazione dentro la partita c'è stata molto di più, anche se qualche errore è stato commesso, ma non mi riferisco a quello di Pablo. Gomez e Ricchiuti, decisamente più in forma rispetto ai compagni, hanno dato il ritmo alla partita, noiosa soprattutto nel primo tempo, in pratica fino al gol di Lopez che ha sbloccato il match. Tra voci vere o presunte di un suo passaggio alla Fiorentina, l'argentino sta ritrovando i gol che gli sono mancati nella scorsa stagione. Ci sto pensando soltanto al Catania, a fare bene qui. Poi dopo sì, c'è un altro discorso, sicuramente ci metteremo d'accordo con la società, io cerco di andare avanti ogni giorno per questa squadra, per i miei compagni che hanno fatto un grande ritiro e per arrivare al campionato al massimo livello.
In attesa di sviluppi legati alla cessione di Lopez, il Catania cerca altri rinforzi. In settimana si potrebbe chiudere per Almiron, mentre proprio dal Brescia potrebbe arrivare Kone.